Non vorremmo si trattasse ormai di una china irreversibile. Dopo due sconfitte e quattro pareggi, il Bitonto crolla come un fantoccio senza anima, anche di fronte ad una Casertana disciplinata, sì, ma non certo straripante. Il rebus nero-verde si fa sempre più insolubile per mister Alessandro Potenza, che pure ha provato a miscelare uomini e schemi senza però cavarci nulla di buono. Nella consueta roulette dei portieri, stavolta tocca Martellone finire tra i pali. Torna Petta nella franosa Maginot arretrata con Lanzolla, Piarulli esterno basso, registi Manzo e Biason, Riccardo e Taurino vessilliferi di fantasia al servizio di Lattanzi e Santoro. Mister Vincenzo Feola sistema i suoi secondo ordine e intelligenza, con l'ex carotenuto divenuto sicurissimo in porta, Rainone con la Cicchi centrali invalicabili, Vicente e Vacca direttori d'orchestra, Maresca trequartista, Felle cala indemoniata e Mansur piedi buoni a sostegno di Favetta davanti. Un tempo di timide fiammate premia i punti padroni di casa, ma niente di che. All'ottavo acrobazia di Santoro su invito di Riccardi, cuoio alto. Sei minuti dopo, perfido cross mancino di Felleca che per poco non inganna Martellone. Piarulli prova a sfondare al diciottesimo, la botta dal limite di Biason è fuori bersaglio. 25esimo, percussione di Felleca, battuta di Colacicchi schermata, testa di Favetta pressato da Petta sul fondo. Minuto 34, traversone di Riccardi, incornata sporca di Santoro che sibila accanto al palo. Allo scadere della prima frazione svetta in aria Capitan Lattanzio, ma inzucca fuori. Al rientro, i Leoncelli, come spesso accade nelle ultime partite, appaiono più malinconici e, dopo il destro sull'esterno della rete al settimo di Santoro, all'undicesimo, due incursioni folgoranti degli ospiti a sinistra cambiano il volto del match. Con l'immarcabile Felleca prima, murato dai difensori neroverdi, e poi con Favetta, che trafigge Martellone con la sventurata complicità di Petta in scivolata disperata. Poco prima della mezza, destro pretenzioso di Felleca. Al 32esimo, gancio al volo di Favetta sul rinvio del suo goalkeeper, impreciso. Capocciata di Addae fra le braccia di Carotenuto all'ultimo giro di lancette. Subito dopo, però, contropiede vorticoso di Mansur che ustiona Mariani e uccella Martellone per il raddoppio. Ad un sospiro dal triplice fischio del signor Cerbasi di Arezzo, Danna calcia deciso, ma un braccio avverso spegne la conclusione fra i guantoni dell'estremo reale. Finisce così la triste pugna al Città degli Ulivi, con un successo meritato dei campani e le tenebre di una notte fonda sul Bitonto che più non sa vincere.